Oliviero Toscani. Eccomi qua. Ciao, eccoti. Posso Buonasera. Darmi del tu o del lei? Come vuole. No, dammi del tu, dai. Come vuoi. Sì, del... come va laggiù, in quel di dove? Milano? No, non sono a Milano io. Ah, dove sei? Io abito in Toscana. Ah, ok. Com'è la situazione lì? Tremendo. Sì? Anche io sono dell'Emilia Romagna e ancora siamo in alto mare. Sì, è tutto tremendo. Allora, ve lo presento, non servono le presentazioni, ma Oliviero Toscani è un grande fotografo di successo. E grazie intanto per aver accettato. Non di successo, solamente fotografo. Ok, Io Oliviero non Toscani è un fotografo di fotografo. successo. Va bene, è un fotografo, punto. Vabbè, Fotografo. insomma, dai, sei conosciuto in tutta Italia, voglio dire. Vuol Ma dire che forse fai. anche a Parigi, Allora vedi, sei forse anche a Parigi, internazionale. Londra, E forse anche in America. forse anche in America. Visto? Senti, ma come hai iniziato tu la tua carriera? Il tutto questo, come hai iniziato? Lavorando, Ma hai. studiando, viaggiando sempre, Ma a che curioso. età hai iniziato tu? A che età hai iniziato? Hai fatto una Appena sono scuola di fotografia? nato. Appena sei nato hai iniziato a studiare. Un No, anno! a vivere. La prima cosa che ho fatto la pipì in faccia a mia mamma. Subito ho capito che le mamme dovevano essere trattate così. Le No, povera, perché hai fatto questo appena mamme, nato? a farle capire che avevo la mia indipendenza. Ho No, vabbè, però hai studiato fotografia tu? Hai studiato o hai fatto studiato, ho fotografia? fatto il liceo, poi ho fatto 5 anni di scuola d'arte Ok. a Zurigo. Ho capito. E poi da lì? Bauhaus, eh? E poi da lì? Fotografia e grafica, sì. E poi ho iniziato a fotografare, a lavorare per i giornali. E tu sei stato. Perché tuo papà è stato il primo fotoreporter, vero, del Corriere Al della Corriere Sera. della Sera, sì. Però Sì, e io. da. È lui che ti ha instradato o no? No, è chiaro, a casa tutti si parlava di fotografia, quindi non avevo nessun complesso con la fotografia. Ho iniziato perché è un mestiere, eh. Non è perché si diventava famosi, no. No, beh, però avrai avuto la passione di fare questo. Hai avuto un mentore, qualcuno che ti ha aiutato? No, hai avuto una persona, un modello da seguire? No. No, beh, quando è andato a scuola, no, ma è chiaro, avevo quell'età lì. Sai, io devi renderti conto che io sono della generazione di Bob Dylan, di Muhammad Ali, dei Beatles, dei Rolling Stone. Quindi per noi i modelli erano molto. Non è come adesso che c'hanno i modelli che hanno 40 anni più di loro, no. Noi modelli erano i nostri compagni. Ah, proprio coetanei, cioè vi aiutavate anche a Soprattutto, vicenda, cioè vi supportavate, insomma. sì. Sicuramente non ascoltavamo la musica che aveva 30 anni, era vecchia di 30 anni come fanno adesso i giovani. Infatti, adesso, vabbè, la fotografia poi tra l'altro pensavo un po' forse cambiata. Cosa pensi di tutti questi selfie TikTok? Non so, si può diventare, tra virgolette, famosi con nei social, secondo te, dato che molti diventano famosi su YouTube perché postano qualcosa Sì, di. diventano famosi fra quelli dei social, ma molto limitato. Sono tanti, ma è come la spazzatura. C'è molta più spazzatura che qualità. Sì, sono Devi d'accordo. decidere da che parte vuoi stare, nella spazzatura o nella qualità. Sì, no, però adesso sembra che al giorno d'oggi ti chiedono quanti follower hai, ma quanti. Sei su Instagram, sei su Facebook, anche per E le tutto audizioni questo non gratis. serve a diventare, a essere un artista. No, forse non bisogna. Io a malapena so far funzionare il sistema. E tu Anzi, fai tanti devo dire che diretti, mi sta però. anche abbastanza sulle scatole questo Instagram qua. Sì, ma io ti vedo, sei spesso, fai tante dirette su Instagram Sì, tu. perché in questo momento c'è poco da fare. Sì, cosa stai È la facendo? noia. Ah, ecco.
Allora dice, facciamo un po' di interviste, chiacchieriamo un No, po'. voglio No, capire come funziona questo sistema di comunicazione, che beh, dai. è molto mediocre, molto mediocre. Sì, è mediocre, però secondo me, dai, qualcosa può nascere, nel senso se ben usato, anche le dirette, comunque puoi conoscere gente nuova, no? Si può imparare forse qualcosa No, è dalle proprio il dirette. mezzo che è mediocre, come la Ah, ecco. televisione. Qual è il mezzo secondo te più che funge No, meglio, secondo te? tecnicamente chiaramente sono dei mezzi fantastici, tecnicamente, però non comportano la qualità. Il cinema è sempre cinema. Solo che adesso cosa bisognerebbe fare secondo te? Cioè, se noi eliminassimo, no, Instagram, forse un ritorno al No, no, non passato. bisogna mai eliminare niente. No, 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 no. Tutto appartiene a un'evoluzione. No, si evolverà, vedremo cosa succederà. Forse non abbiamo bisogno di follower per diventare delle persone normali, delle No, lo persone veramente. spero. Lo Ecco, spero tutto questo, perché. il fatto di diventare famosi, di diventare roba, era tutto un retaggio. È un retaggio dei mediocri, dei provinciali. A proposito, hai menzionato questa parola della mediocrità. Io ho ascoltato alcune tue interviste, alcune, quasi tutte praticamente, e ti ho studiato bene. E tu parli della mediocrità e dici. Il grande problema è quello, ci si accontenta. Cioè, sei contenta di che cosa? Se le cose vanno bene, si accontenta del consenso degli altri. Il consenso degli altri non è sempre qualitativo. Ma allora, infatti, esatto, tu parlavi di ricerca del consenso. Cosa si può fare per uscire da questa mediocrità spicciola? Proprio parlando ancora. Bisogna aver coraggio di fare quello che sei capace di fare, perché nessuno è meglio di te, per te. Cioè, se tu copi, sarai molto peggio di quello che sei. Tutti copiano, tutti si adeguano, tutti si conformano. Incredibile. Io Dal è una cosa. vestirsi ai tatuaggi, al trucco, alle cose, Hai al detto modo che tu di odi tatuaggi, non ti piacciono i tatuaggi. parlare. Non. Ah, ma tremendo. Perché? Perché secondo No, non è, il te? tatuaggio è anche divertente, devo dire, non è, odio i tatuaggi, odio i cretini che si fanno i tatuaggi per conformarsi alle mode. Sì, Il forse. tatuaggio è una di quelle espressioni più tipiche di questa mentalità. Sai, sì, vabbè, io non ho tatuaggi, però ho l'orecchino al naso, giusto per mettere in evidenza il mio difetto, no? Ho fatto l'orecchino, il Che piercing. difetto hai? E perché è un difetto? No, non difetto. No, Volevi il beh, nasino difetto. da Barbie? No, non mi piace, no, no, no. Però Allora. ti ammetto che. Nei tempi passati, adesso no, ho fatto pace con questo. No, non difetto, perché in realtà i difetti sono forza, il nostro punto di forza, anzi, dobbiamo sfruttarli. Però ci sono stati dei momenti un po' in cui Volevi rifarti il un naso? po' ci sono stati dei momenti, sì. Sai, vabbè, anche nel tuo ambiente, comunque modelle o non modelle, che No, non è il mio ricercano ambiente. sempre questi visi perfetti, tra virgolette, no? Ma non esiste il viso perfetto. Perfetto perché è conformato a una certa bellezza, ma non esiste. Non esistono due visi uguali, quindi quale è perfetto? Sai, pensavo anche quando parlavi di mediocrità in alcune tue interviste, anche pensavo a qualcosa di cui io ho abbastanza timore, no? L'essere a volte banale, ripetersi. Cosa, tipo, neanche nel tuo lavoro, ti sei mai ripetuto? Cioè, hai mai avuto il timore di ripeterti banalizzando il tuo progetto, una tua fotografia? Cosa si Beh, può fare? basta che non copi qualcun altro. Io sono sempre me stesso. Nessuno mi ha mai detto che la mia fotografia somiglia a qualcun altro. Deve essere una tua fotografia, deve Però essere una intendo. tua immagine. Quindi deve essere un tuo pensiero, deve essere il risultato di un tuo pensiero, no? Io dico sempre, ognuno di noi è un autore, deve sapere essere un autore. Poi il fotografare è l'ultima cosa che fai. Prima devi ragionare, devi mettere insieme le tue idee, le tue cose, la tua situazione, devi fare.
Sì. Certo, no, infatti, vabbè, tu tra l'altro hai iniziato dal, se non sbaglio, correggimi, se sbaglio, dal cornetto Algi, dalla pubblicità, poi da lì hai iniziato, No, no? Hai no, fatto Cornetto Agile. Wikipedia, Wikipedia dice Ma questo, se cioè Wikipedia, Cornetto la Agile. tua prima campagna del Ma cornetto, del no, cornetto Algi, la prima campagna del ma cornetto non è vero Algi. No, assolutamente. No. dai, cosa... Ma Cornetto Agile che fece una campagna, ma era già gli anni Ottanta, no? Prima di quello ho fatto tutto Fioruccio, ho fatto tutto. E soprattutto io ho fatto tantissimo redazionale per i giornali. Sì, è il GQ, ne fa... sì. Però Tutto, non mettono Vogue, più il cornetto oggi, Bazar ve lo mettono American, più. Bazar Stati Uniti, Vogue America, Elle francese, ho lavorato. Credo che nessuno ha fatto così tante copertine per Elle quante ne ho fatte io. Tra l'altro, posso farti una domanda riguardo Madonna e Oriana Fallaci? Hai lavorato con loro, hai dedicato loro delle copertine? Le ho Le fotografate. fotografate, sì. Com'è stato lavorare con loro, con queste due donne? Curiosità, se... La Fallaci era ingestibile, poverina, perché lei Davvero? avrebbe voluto essere una bella donna piuttosto che una brava scrittrice. Un problema di Davvero? tutte le donne, eh? Essere più belle che intelligenti. Sì. Sì, Perché? Perché la tantissime. bellezza ti porta più avanti, andare più Se avanti. ti domandano, preferisci essere bella o intelligente? Sai cos'è? Le donne intelligenti dicono bella. Le donne stupide dicono intelligente. Ah sì, al Sì. contrario. Ok, Ebbene, uno non può dire tutte e due. no, ti ho detto bello o intelligente, Sì, scegli. sì. Io dico intelligente. Una balla, sei bugiarda. No. Sei una vera donna. No, ma perché? No, vabbè, se dovessi scegliere, dico intelligente, sicuramente. Sì, cioè, sono convinta. Poi quando Convinta. sarai intelligente dirai quantomai non sono bella. Forse sì, ma sono già intelligente, quindi forse dovrei essere più bella. Tutte pensano così. ok, vabbè, dai, noi tutte donne siamo un po' banali, no? Forse, a proposito di banalità. Ritorniamo a quello. Ma vabbè, allora Wikipedia dobbiamo chiamarli perché hanno messo il cornetto Algida prima dei tuoi servizi su Ma LGQ. Cornetto Te Algida, lo giuro, figurati. l'hanno messo prima. Vabbè, ma cosa mi se ne frega a me cosa dice Wikipedia? Ma ne mangi di cornetti tu, Ma Algida? no, ma a me piace molto il gelato industriale. Vabbè, È mediamente più buono del gelato artigianale. sì, Sì. davvero. No. Gelato artigianale fatto in casa non sai bene che casa, quanto pu che pulizia c'è in casa, ma scherziamo. Beh, ma insomma, i gelati quelli confezionati non è Fatto in che... casa, sono controllati, c'è igiene, c'è tutto. In casa c'è la sporcizia, va bene, ma se è fatto in casa. No, Beh, no, no. sì, ma quel... Vabbè, ma anche i gelati, insomma, tipo i cornetti, quelli confezionati, ci mettono conservanti e... No, però è tutto Sì, controllato, non puoi andare tanto fuori legge. Metti ma in casa, non sai bene cosa facciano. Sugli scarafaggi, le unghie sporche. No, no, no. oh mio Dio! No, vabbè, una mia amica, parlando di gelati, mi viene in mente anche la passata di pomodoro. La mia Punto. amica ha lavorato in fabbrica e vedeva dei ratti che passavano sul, come si chiamano là, il adesso non mi viene, il Tapirulan. tapirulà, volevo dire tapirulà, ma mi viene in mente No, il tapirulan. workout, no? Il tapirulà è il workout. E lei vedeva questi ratti che passavano, li prendevano, li buttavano e andavano avanti a fare le passate. Quindi noi ci mangiamo forse passate di ratti, non lo so. Sì, non c'è problema. Anticorpi. Ma buone. Ma se, allora tu dici non ti piace, vabbè, il sostantivo provocazione. Allora possiamo usare Chi non un ti piace? Chi l'ha detto? tu. Io non ho detto niente. Quando l'ho Sì, detto? nelle interviste. Beh, nelle tue No, no, interviste. no, no, no. No, no, Il aspetta, sostantivo aspetta, che... provocazione non è un sostantivo negativo. No, però Ha non una ti piace di... connotazione negativa, ma io non trovo sia negativo. Anzi, è utilissimo. Ok, però... C'è, ci sei pronto, sì.
Possiamo usare un altro sinonimo, forse mi piace di più, agitare, tipo agitare gli animi. Tu no, puoi provocare fare vuol dire questo. provocare interesse, provocare cose fantastiche, provocare pace, no, ma dico, ma provocare salute, ma provocare non è negativo, dipende cosa provochi. Sì, è logico sì. dipende Intanto cosa provochi sì, scusa, e poi intanto la provoca gente di meme. come? No, no, vedevo dei commenti che salutiamo Cosa anche dicono? Nicola. Ok, dai, si faceva in qua. Ok, Nicola, se vivete in un posto di fogne, ok, ma da me mio fratello si faceva in quattro tra igiene e altro per dare un gelato di qualità, parlando dei gelati. Sì, ci sono sicuramente. No, no, ci sono, ma, ci sono dei gelati artigianali, sono i migliori, ma forse sono una grande minoranza, sono una minoranza. Eh sì. Vabbè, comunque parlando, scusando di gelati, cambiando argomento, perché non so quanto possa essere interessante, magari sì, si può disquisire di gelati per ore e ore. Ma vabbè, tu quindi posso dire che un po' hai provocato, hai agitato gli animi, hai fatto battere i cuori con le tue pubblicità, i tuoi cartelloni. Io L'arte avevo. deve fare questo, l'arte deve fare questo. Se Ma non tu fai come? questo è meglio che cambi mestiere. Tutto I qua. agree, No, I agree. mi si dice questo come se fosse un difetto. Non so cosa dire, cosa devo fare. No, io non intendevo E quello. Io comunque avevo. questo è una conseguenza, non è che lo fai prima di iniziare a lavorare. Lavori, fai quello che pensi che sia giusto fare, lo fai e questo provoca reazioni. E se provoca reazioni vuol dire che è interessante, vuol dire che provoca discussione, vuol dire che provoca interesse. Se non provoca interesse nessuno si accorge. Certo, ma come posso sapere, chiederti come sei arrivato a questa idea? Vabbè, nel 92, nell'82, scusami, hai iniziato a collaborare con Benetton. Come ti sono arrivate queste idee? A me non arrivano le idee, faccio quello che sono, non ho idee io. Anzi, ho molto, dubito molto della gente che si fa, cerca le idee, vuol dire che non ne ha. No, Però come hai fatto nascere queste tue campagne io pubblicitarie? faccio, dico, dobbiamo fare una roba, Quindi sei faccio molto così. più pratico tu anche, cioè sei uno di quei. Faccio quello che sento di fare. Non è che devo cercare un'idea. Le idee le Senti. cercano chi non le ha. Quindi ti arriva, ho capito, ma le Non mi campagne. arriva, sono io. Io sono fatto, io sono quello che faccio. E non sarei capace di fare altro. Hai voglia di spiegarci. Com'è nata la campagna, quella alla lotta dell'AIDS con David Kirby, se non sbaglio, era il suo nome. Quel ragazzo, Ma David Kirby. c'era. Com'è Sì, nata quella? A me non è quella. nata. Io sono, diciamo, cerco di spiegare questo dicendo: sono un situazionista. Io mi guardo attorno a ciò che mi succede attorno al mondo, nella vita, nel mio momento in cui vivo. E non ho idee, analizzo ciò che succede o quello e cerco di immaginarlo nel modo in cui si dovrebbe capire. Non ho nessuna idea io. Scusate, quando dico cerchiamo un'idea. No, allora No, certo. davanti a un progetto, un possibile progetto, faccio delle analisi, dei ragionamenti, come lo affronterei, cosa vedo, cosa si potrebbe fare, qual è la e viene fuori quello che faccio. Così. Quella. Momento lì c'era il momento dell'AIDS, il momento è diabolico l'AIDS, no? Mette insieme sesso e morte. Era immaginabile prima. Una volta il posto più sicuro al mondo era stare a letto con una donna per me. A un certo momento è diventato il posto più pericoloso, quindi interessantissimo, no? Diventa una situazione sociale, una condizione umana incredibile, no? Un giorno con l'altro quasi il sesso era la cosa più pericolosa. E quindi non è un'idea, l'idea è quella. Sì, Sesso però per è esempio, diabolico. vabbè, per esempio, parlando, vabbè, della lotta contro l'AIDS, quella era una foto, tra l'altro,
scattata da Therese Frère, se non Sì. sbaglio, vero? Io Poi facevo direttore creativo, quella, sì. vabbè, c'era, Vado se in non giro a sbaglio. cercare le immagini giuste. Il mio mestiere è usare le immagini giuste. Qualcuna la faccio io, la grande maggioranza le faccio io. Però quella dei tre cuori, come, cioè, se tu non vuoi dire ok, come è nata l'idea, come hai pensato di realizzare sui cartelloni o comunque come campagna pubblicitaria tre cuori, yellow, black and white? Cioè, Ma quello come come. fai? Domandi a Picasso perché hai l'idea di fare la Guernica. È Picasso. O fai le cagate o fai quello che fai. Scusa, Va scusate bene. le parole. Parli, ho fatto perché in quel momento di No, io razzismo chiedo, va bene. estremo, in quel momento di razzismo estremo contro i neri, contro i cinesi, i bianchi, i trumpista. Mamma mia, ho pensato che per far vedere il rapporto fra le varie razze, Sì. è quello che non c'è. Bella, quella a me è piaciuta Basta tanto. togliere la pelle e diventa tutti uguali. Se tu dovessi. Questo ragionamento non è un'idea. Ok. Dico, vai un Cioè. pochettino più profondamente nel problema umano e fai quelle robe lì. Così, con semplicità, vabbè, perché sei Olivier Molto Martinelli. semplice. Non tutti forse hanno. È un po' anche un talento, scusami, non tutti magari riescono Direi che a. lo è. Cioè, se tu sei te stesso, verrà fuori il tuo talento. Se copi qualcun altro, il tuo talento è offuscato. Tutto qua. Se tu dovessi stimolare, adesso non so se hai voglia di rispondere a questa domanda, se dovessi stimolare senza le immagini, cosa faresti? Hai un'idea? Hai Io. un'idea? Hai Sì, un'idea? il mio mestiere è creare delle immagini. Se avrei fatto regista cinematografico, qualcun altro avrebbe fatto le immagini, avrei fatto le storie, avrei fatto Cinema, dici? l'architetto, Faresti cinema? avrei inventato nella mia professione quello che faccio con la fotografia. Avrei portato ciò che sono capace di fare in ogni professione che avrei fatto. È logico. Lo stesso concetto, il certo modo, questo modo di affrontare i problemi, le realtà, i dati, le condizioni. Ma riesci ancora tu a emozionarti? Tu riesci, con tutto quello che hai fatto e visto, riesci a emozionarti davanti a qualcosa? Come no? Sì. Sempre di più. Non sembra, non sembra, perché sei molto, molto, sembra un freddo a volte, no? Vabbè, non è detto che uno freddo sia meno E cosa emozionabile ti di un altro. emoziona, Oliviero? Cosa ti emoziona? Cosa. Non c'è specializzazione. L'emozione non ha specializzazione. L'emozione è sincerità, è onestà e sincerità. Ma recentemente ti sei emozionato per qualcosa? In generale, nella tua vita? C'è stata un'emozione magari negativa o buona o bella? Non so, buona o brutta? Sì, ma tutto il tempo, adesso. Vedendo, io ho tanti nipoti, vedendo i miei nipoti che non riescono più ad andare a scuola, che non si toccano, non si guardano, che stanno diventando degli individui singoli, isolati, tutto questo è emozionante, in modo positivo o negativo. Comunque, Ma riesci ancora, Vieto, a commuoverti? Riesci a commuoverti proprio? Ti è capitato? Non so. senti, io non ho bisogno di un psicanalista via Instagram. No, ma non è, ma guarda che, vabbè, se non ti va, non devi rispondere. Non ti sto provocando con delle domande. Sono domande che ho fatto tante altre persone, guest. Non è fare la psicanalista.
non devi rispondere, cioè ti ho solo chiesto se ti commuovi. Come magari lo possono chiedere anche a me, Sara, ti commuovi? Sì, mi sono commossa ieri pensando ai miei genitori, punto. Non è niente di che. Sai, ci sono delle aree personali che io trovo che sia, sai, ma quelle che si sbaciuccano in pubblico, sì, io trovo tutto questo abbastanza volgare. Questi che dicono amore ogni tre parole, amore. Oh my God, amor, amor, right? They say amor. Amore, amore, mi fanno pena. Abuso, Sai, hai detto era. questo qua è un abuso di sentimento, non mi piace. Per London Realty hai detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo. A creative person is a person who doesn't tolerate insecurity in what it feels to do, no? L'hai detto, era in inglese l'intervista, per questo lo dico in inglese, non per farla. Cosa ho detto? Hai detto una persona creativa, una persona che fa quello che può in totale insicurezza. Ok. Ti sei mai, non è fare la psicanalista o psicologa, ma ti sei mai sentito insicuro tu? Tutto il tempo, anche adesso. Ah sì? No, io anch'io allora. Vedi, anch'io sono, posso essere Non ti insicura. senti, se ti senti sicuro vuol dire che sei ipocrita, che fai qualcosa che hai già fatto e ti conformi a, oh tesoro, come stai? Come sei gentile, ma che belle domande. Questa gente qua è fantastica, io la invidio molto. Ah. Questi qua, no, questi piacciono, dai. Sì. Se Beh, invece piacciono, rispondi oddio. quello che invece se rispondi È quello che vero, senti, hai fai ragione. nemici, eh? Quello sono convinta anch'io. Infatti, chi è più sincero? Forse un tipo come te, Uno dice magari. che una volta fare le fotografie era facile, oggi no. È logico perché mi manca il talento. Quelli che hanno talento, per quelli che hanno talento, non è che sia facile, ma è possibile. C'è troppa gente che non ha talento e che fa l'artista. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Tanti, non so, il ballo. C'è tanta gente che balla, ma pochi ballano bene. E quindi quando vedi ballare dici, mamma mia. Allora, in tutte le cose è così. Bisogna sapere vedere dove c'è la qualità. Se no è mediocre. E siamo immersi dalla mediocrità. Va bene? Ci stiamo abituando a questo livello qualitativo e proprio trovo difficile spiegare ai giovani, per esempio, cos'è bello. Stanno dimenticando la bellezza. Attraverso i social, attraverso tutti i mezzi, è tutto mediocre, è tutto uguale, è tutto conformista, tutti si conformano. TikTok, Mamma mia. TikTok è veramente una roba da dementi. E tutti vogliono essere dementi perché è facile e comodo. E ciò che è facile e comodo è stupido. Quindi la stupidità è all'apice adesso. Anche perché, vabbè, TikTok, non so, io non ce l'ho, non l'ho scaricato, ma tutti fanno la stessa cosa. Cioè, alla fine, sai, con TikTok puoi cambiare vestito, scomparire, apparire, e tutti fanno, come dici tu, fanno questo, alla fine tutti sono uguali, non crei niente di particolare. Almeno uno fa a casa sua, senza una produzione alta, ed è più carino, perché lo fai con le tue mani, senza usare le illusioni E comunque fa schifo. Sì, no, no, a Ok. me io non ce l'ho, non ho TikTok, ma adesso è allucinante, adesso c'è Clubhouse, ci sono altre applicazioni dove tutti si stanno. Non so se Saranno l'hai sentito. 2000, saranno 2000 e alla fine ci perderemo, ci Già sparpaglieremo dappertutto. questo, Instagram, Facebook, Twitter, vabbè. E tu anche allevi cavalli, vero? O lo fai ancora? Produci vino e olio? Fai ancora questo? Ok. Allora Wikipedia lì è stata corretta. Stai ancora facendo, in questo momento stai producendo vino, continui a farlo anche adesso? Che non sono io che cura questo mio figlio. Ah, capito. Mio figlio.
Sai, un'altra, volevo sapere del tuo di fabbrica, di questo centro d'arte. State realizzando qualche L'ho progetto? fatto, l'ho inventato, l'ho costruito e adesso ho finito. Credo che sia. Ho parlato ieri con Luciano Benetton, mi ha detto che è finito. Ah, basta. Ma hai in mente di di realizzare altri progetti o no? Non. Ne ho proposti troppo e Oh. tutte le volte mi dicono: ma lei è matto, Toscani, non si può. E allora basta, sono Non fai più. C'è una citazione prima di stanco. A meno lasciare che questo. qualcuno mi venga a chiedere di farlo in modo serio. Beh, ma fabbrica pubblicizzavate, no, scusami, Sì, è stato fatto tanto là. Altro che. anche programmi televisivi, o Abbiamo sbaglio? fatto anche quello, abbiamo fatto un giornale, abbiamo fatto tante cose. Abbiamo innovato tantissimo Come a mai livello editoriale. avete deciso di chiudere? Non. Basta, cosa andate a fare l'impiegato? Quando le cose arrivano al massimo, devi andare via. Oppure andarsene quando hai voglia di più, vero? Almeno per me. A volte è meglio chiudere come adesso, è meglio chiudere la diretta quando avresti voglia di fare più domande. Andarsene quando. E tu che fai sta diretta qui tutti i giorni? No, no, quando trovo gente interessante faccio le dirette. Molti mi dicono di no, molti di sì. E quando mi dicono di sì, preparo la diretta. Una settimana di solito. O una ogni 2 settimane, sì. A me piace la comunicazione, mi piace chiacchierare con la gente, scoprire le loro Oliviero, vite. cosa cerchi di esprimere nelle tue fotografie? Guardale e Oh! esprimiti e cerca di capire tu quello che vuoi Non capire. Io non dare voglio. quelle Mamma mia, che domande cosa risposte! Ma. vuoi esprimere? Ma esprimere, esprimo gli aranci per fare la spremuta d'arancia. Quella è spremere, ma la E devi toglierla. Vabbè. Ma una domanda così Vabbè, la collochi forse più. ci sono altre domande che magari ti faranno rizzare i capelli, non lo so, o i peli delle braccia. Vediamo, il problema è che non si. Vabbè, niente, no, basta, niente domande. No, hai una frase se ti va di dirla, se no chiudiamo. Una citazione anche in inglese che magari ti dà la spinta, a volte per i momenti no, semmai qualcosa per i giovani d'oggi, per i nostri giovani d'oggi che vogliono sentire una frase di conforto da Oliviero Toscani o da qualcuno che magari ti ha ispirato. No, che bisogna mettersi alla prova. Dovete Bello. I love it. confrontarvi tutto il tempo e rimettersi in discussione tutto il tempo. Non, è sempre un inizio, non si fa qualcosa per un fine. E poi bisogna liberarsi di tutti i complessi di essere noioso, poco intelligente, pigro, indolente, antipatico. Liberatevi di tutti i vostri complessi. Io non ho complesso di essere quello che sono. Sono così. Quindi se ti liberi dei tuoi complessi, sei libero. Io sono libero di essere I quello che love sono. Sono libero di essere quello che sono. Non mi it. interessa se vi piaccio o no. Io devo piacere a me stesso. Devo avere la mia coscienza a posto di essere, te l'ho già detto prima, onesto. L'onestà è una cosa molto dura. Tutti sono un po' ipocriti. Si tende così, a ipocrizzare, si cerca consenso, si Come vuole dicevi prima, no? compiacere, ci si conforma. Oh tesoro, amore, come Perché stai? noi siamo, esatto, la gente sembra che ti segua di più, in realtà Ale, per Non me bisogna hanno. amare se stessi, bisogna rispettare se stessi. Perché dentro di noi c'è la quantità di ciò che sappiamo fare e dobbiamo educare questa nostra entità.
dura, sì, non tutti. C'era un commento di una persona, diceva come si fa a essere se stessi, a come si fa a portare sempre se stessi in quello che si fa se non ci si conosce abbastanza. Eh no, devi rischiare, devi avere coraggio, devi aver non devi aver paura di aver paura, non devi aver paura di sbagliare e non devi, soprattutto, devi essere contento quando puoi ricominciare. Tanto, Oliviero Toscani, alla fine, quello che io nella mia piccola esperienza, sono anche più giovane di te, quindi, però si è sempre criticati che tu sia di successo, famoso, che tu riesca in qualcosa, tu non riesca, comunque la gente ti critica. Quindi che nothing to lose, right? There's infatti non mi interessa, le critiche mi divertono molto perché impari qualcosa. Se ti conosci, come ci possiamo conoscere? Comunque bisogna sviluppare queste capacità. Quindi le critiche sono sempre utili, anche quelle stupide, no? Ti rendi conto dov'è la stupidità, dov'è come certa gente fa delle critiche senza approfondire niente, no? Però va bene che ci sia anche quello. Course. Do you want to speak English? Don't ask me. Oh, yes. Do you want to say something in English? Your English is perfect. I listen almost. To no, no, not perfect. No. It's okay. Hai un buon inglese? Sì. Nella tua intervista. For l'ho imparato da ragazzo andando al cinema. Ah sì, guardando film in lingua originale. Wow. Yes. Grande. That's great. L'unica lingua che ho studiato a scuola senza impararla è il francese, che però ho imparato lavorando. Poi l'inglese andando al cinema e poi viaggiando. Mm-hmm. L'italiano a scuola. Sì, o a volte lo spagnolo si impara. Andando in Spagna, però devo approfondirlo di più. Oh, hablas el español. Hablo spagnolo un po'. E poi il tedesco, perché ho fatto 5 anni in scuola in tedesco. Tu hai fatto il linguistico? Scusami. No, tu hai fatto... No, niente linguistico. Niente. Non ho imparato niente. Non ho imparato nessuna lingua a scuola. Okay, al liceo in Italia non impari niente. Mi piacerebbe parlare cinese, mi piacerebbe parlare russo, mi piacerebbe parlare arabo, non so niente di questo. Ci sono tanti corsi online adesso. Quindi siamo ignoranti. No, non mi metto a studiare. No, non ti va di Devo imparare facendo. Beh, sì, dovresti andare forse a vivere nel paese, certo, così sì. Perché anch'io ho studiato inglese, ma l'ho imparato alla fine qui in America, bene. Perché a scuola, I am, you are, no? A scuola non impari niente. Tutto ciò che non so, l'ho imparato a scuola. Tutto ciò che non so. Sì. La scuola italiana era tremenda ai miei tempi. Era tremenda. I love e tu cosa fai? Racconta. Io? Io qui, vabbè, io sono venuta in America per il Sol du Soleil e ho fatto tre anni. Io l'ho fotografato della Liberté. Ah, sì? Sono andato a casa sua. Ma dai, ho volato con lui 20 anni fa. Sì. Raccontavo oggi a qualcuno che... come si chiama? Jean de la Liberté. Come si chiama di nome? Guy. Che non è gay, è G-U-Y che si legge. Sì. No, non gay la Liberté. No, ma lui parla francese. Sì. Lui è canadese. Certo. Allora, canadese, sì. Mm-hmm. Sono stato in Canada... Mi è venuto a prendere a New York, sono andato da lui, ho fotografato per un giornale e mi raccontava che sua mamma, quando lui aveva 19 anni, e sua mamma gli diceva: guarda che non potrai guadagnarti da vivere mangiando fuoco fuori i bar. E lui invece gli diceva: no mamma, è interessante quello che faccio, mi piace. E adesso dice: è molto difficile far credere a mia mamma che io ho due jet privati. Mia mamma non ci crede che io li abbia rubati. Ho
che sia un cancer. Oddio, no, è diventato. Lui è iniziato a sputar fuoco. Detta così sembra un po' brutta, ma è per la strada, artista di strada, e poi Da hai. ragazzo, invece Da di andare a ragazzo. scuola, mangiava fuoco davanti ai bar. È vero. Sì. Ma questo Ma qua è il crea un talento. impero. Lui ha creduto nelle sue. E questo è l'esempio. Però Portami come sai esempio. cosa, scusa Oliviero Toscano, secondo me anche un po', per esempio una cosa che a me mancava anni fa, l'essere un po' entrepreneur, no? Un po' imprenditrice di te stesso, non è tanto, cioè il talento, ma anche riuscire a venderti, vendere quello che fai, secondo me. E non tutti hanno quello. Io prima non Deve l'avevo, adesso essere lo tengo. una combinazione di tante cose, logico. Sì, ma lui Uno ha mi chiede creato se ho l'impero. conosciuto Gerard Malanga, altro che se l'ho conosciuto. Gerard Malanga. Potremmo fare una diretta di 5 ore o di 24 ore su 24 con te, perché ne avresti di cose da raccontarci. Gerard Malanga era la Factory con Warhol. Hai conosciuto Oger? Sì, Ghi adesso ha venduto comunque il Cirque, l'ha venduto. Aveva venduta dei cinesi la compagnia, lui si è Io ho fatto meno, staccato. è finito, cosa fai? Meglio di così che dovevi fare? Sì. Lui meglio di così non poteva fare. No, E ha infatti. venduto. Sì. Perché Aveva gira ancora la per. mamma sul jet. Scusa? Ritornerà a mangiare fuoco, Ah, sì. vedrai. No, no, non credo, no. È molto Sì, l'abbiamo. divertente lui. È Sì, molto non ho avuto simpatico. il piacere, sì, di proprio conoscere, di parlarci, ma lui veniva alle prove, certo, quando facevamo the rehearsal, sì, per. Believe. E io ero con Chris Angel, 3 anni a Las Vegas ho fatto, sì, al Luxor Hotel, quello a piramide. E poi niente, mi sono trasferita qui a Los Angeles. Ci sei stato tu qui, Oliviero, a Los Angeles? Sei mai Sì, stato? come Sì, tante. Sei, vabbè, New no? York anche. Ti è piaciuta come città? O. Scusa? Non ti sento più. Mi piace Los Angeles. Anche lì una domanda, ti piace? Bah. Meglio Bologna? Piacenza, sì, io sono piacentina, ma sai, Sei è una piacentina? domanda, non è come dire ti piace quell'altro. All'inizio è stata molto dura, sai, per me è una città molto sola, molto isolata. Sai come diceva, come si chiama, Charles Bukowski, no? Nel libro. Passavo e camminavo tra le persone e non ne vedevo una. Ed è effettivamente così. Cioè, a È me la ad città di alcune. Bukowski. Sì, Charles Bukowski, e c'è questo senso di solitudine dove la gente è così, ha in mente solo il lavoro e l'intrattenimento, di farcela della fama, diventare di successo, famosi. È una città così, basata su quello. Adesso va meglio, diciamo che I feel even with the city, no? Mi sento un po' alla pari, però prima la subivo. Subivo la città tantissimo all'inizio, dai, come noi europei che ci piace chiacchierare, qua la gente, vroom, cioè, it was hard. Quindi adesso sì, mi piace, ti rispondo, sì, adesso, dopo 10 anni, però Io dovresti avevo un vivere. nonno di Piacenza. No, Ah sì, proprio Piacenza, Piacenza, io sono della era provincia. della provincia, era vicino a Di dove? Sperlonga. Allora, è morto. No, nonno, è fratello di mio nonno. A Piacenza abbastanza conosciuto. Si chiama Fedele Toscani. Era uno scultore. Esiste il suo ritratto in comune Lo perché ha cerco. fatto i bassorilievi della chiesa della cattedrale a Piacenza. È morto a 31 anni di No. tubercolo, era poverissimo. Come. Veniva dall'Appennino vicino a dov'è che è? A Bobbio. Ah, certo, sì, Bobbio, sì. Molto carino come paese. No, no, non di Bobbio, un paesino Vabbè, una. Speronga. Sperlonga, un nome Ah, così. ok. Un paesino. Sua moglie faceva la maestra lì, figurati, tre bambini. Wow, è morto, mamma mia, giovanissimo, 31 anni. Tubercolosi, 31 anni. 31.
Lo cerco. Fedele Toscani. Fedele Toscani. Vediamo. Piacenza, prova a guardare. Vediamo, sì. Io sono, non so se conosci Castel San Giovanni. Conosci il paese o no? Sentito. Sì, sai il Cardinal Casaroli, quello, il cardinale di Papa Giovanni, da anni fa, era un castellano, era proprio nato a Castel San Giovanni. Lì c'è un paesaggio molto simile alla Toscana, Scusa. C'è un paesaggio molto simile alla Toscana. Intendi Castello, questo è San Giovanni, o dove è nato, dove abitava Zonato? No, Sperlonga. Prova a guardare Fedele Toscani, scultore. Fedele Piacenza. Toscani, scultore, aspetta, Piacenza. Niente. Non viene fuori. Fra i primi no, di sicuro. Forse dovrei fare una ricerca un po' più accurata. Fedele Toscani. No, mi viene fuori 1876-1906. Prova, sì, prova. Comune di... Aspetta. Ah, allora. Comune di Piacenza, Galleria Ricciodi. Sì. È un... no, questo è un libro che ha scritto forse su tuo nonno, una persona, Arisi Ferdinando, un autore che ha scritto... Vedi? Qualcosa su tuo nonno, però lui... No, non è nonno, era fratello di mio nonno. Il fratello di tuo nonno, scusami. Sì. Mio zio, mio Ok. prozio. E mio nonno veniva anche lui da lì. No, ora Era più giovane. non riesco a trovarlo. Viene fuori quel libro, ma non il fratello di tuo nonno, tuo zio, insomma. Chiamiamolo zio, dai. Sperlo. Prozio. Prozio. Non viene Toscani Fedele, Galleria Recta, Piacenza, pittore, scultore. Ecco qua. Eccolo qua, aspetta che ci siamo. Vediamo. Farini, Dolma, Piacenza. C'è una sua scultura, un suo disegno. Non posso fartelo vedere adesso. Il suo autoritratto non male. No, vediamo. No, c'è Sì, sì. questo. Sì, conosco. Non C'è c'è su, questo. c'ho visto il suo autoritratto in galleria, vabbè, insomma, non Vabbè, male. comunque, senti, io non voglio che Instagram ci butti fuori dopo un'ora, mi sembra che blocchi tutto. Appunto. Sì, quindi ho Farini Dolmo, Salutami. dice, voglio salutare il mio grafico, Jacopo Caravaggi, dice Farini Dolmo. Non so cosa intenda. Farino, Google, l'ho trovato. La gente, tutti a ricercare il prozio di Oliviero Toscani. Sono tutti al computer in questo momento. Tutta l'Italia è ferma. No, le 92 persone collegate. Va bene, senti. Dai, brava, complimenti, alla prossima. Va bene, complimenti anche a te. Grazie. Sei, devi essere quello che sei, nessuno è meglio Anche... di te. Io sono così, cioè, non, Bene, brava. come abbiamo chiacchierato, sono anche off camera, sono così, ti assicuro. Bravissima, continua così. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie Oliviero. Ciao, 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 figurati. Ciao, ciao. ciao.